Come mostro il telefono in OBS Studio? Come faccio a far vedere il mio telefono quando realizzi tutorial? Nell'angolino avete presente, vero? Me lo chiedete in tantissimi e tantissime, per farvi vedere quello che ci faccio lì sopra. È una cosa che mi avete chiesto in così tanti che ho deciso di rispondervi, anche se devo fare un doverosissimo disclaimer. Mostrare il telefono in OBS Studio è un piccolo discreto bagno di sangue e funziona ogni metodo delle decine di metodi che trovate su internet per ogni specifico device, sistema operativo, connessione internet, modo di connettere il telefono al computer. E quindi questo non è un tutorial, perché non funzionerà per tutti questo metodo, ma è il mio modo di far vedere il telefono. Non ne ho approfonditi degli altri perché dopo una serie di ricerche, dopo averci speso diverse ore e dopo aver trovato il metodo che funzionava per me, mi sono fermato lì perché stava diventando veramente faticosa questa ricerca. Se conoscete altri metodi, segnateli pure nei commenti, indicateli pure nei commenti, e se arrivate su questo video e questo metodo non funziona, non chiedetemi aiuto nei commenti perché non vi potrò aiutare, ma andate a dare un'occhiata se qualcuno magari ha indicato degli altri metodi, altrimenti utilizzate Google e trovate inevitabilmente il vostro. Secondo disclaimer, questo metodo non funziona su iOS, non funziona su iPhone, funziona soltanto su Android. E allora andiamo a vedere di che si tratta, subito dopo avervi ricordato quali sono le cose importanti che dovete fare. Se mi volete bene, per esempio, venirmi a trovare su Telegram, @ Ciraulo, per link, contenuti e risorse extra. Andiamo quindi a vedere che cosa utilizzo per mostrare il telefono nel computer con OBS Studio. Io utilizzo un'applicazione che si chiama Visor. Si può scaricare per qualsiasi sistema operativo, quindi si può scaricare anche per Mac, per quanto poi nel telefono funzioni soltanto con il telefono Android. E non è un'applicazione gratuita, o meglio, c'è una versione gratuita, ma con delle limitazioni. Per esempio, la versione gratuita inserisce delle pubblicità ogni, mi pare, 10 minuti di mirroring dallo schermo del telefono al computer e non vi permette di effettuare un mirroring ad alta risoluzione. La versione a pagamento comunque ha dei costi super ragionevoli, perché parliamo di $2.50 al mese, $10 all'anno oppure $40 per acquistarla per sempre. Per cui io ho acquistato quello da $40 per sempre. Ovviamente questi sono i costi nel momento in cui registro il video, potrebbero variare in futuro, ma date voi la vostra occhiata, ecco. Sicuramente il costo è ragionevole, quindi ne vale la pena. Una volta che avete scaricato la versione legata al vostro sistema operativo, vi si aprirà l'applicazione, che come vedete è un'applicazione molto minimale, che in questo momento vi dice molto semplicemente: guarda che non c'è nessun telefono connesso al sistema operativo. E allora andiamo a connettere il telefono, ma per farlo dobbiamo aprire una parentesi. Bisogna all'interno del telefono attivare le opzioni sviluppatore e in particolare il debug USB. Come si fa a fare questa cosa? Lo cercate su Google, attivare debug USB, oppure per esempio Android opzioni sviluppatore. E in questa maniera trovate sicuramente le istruzioni per farlo. Io adesso ve lo faccio vedere nel mio telefono, ma varia da telefono a telefono, per cui anche in questo caso lascia il tempo che trova. Diciamo che le cose sono simili, ma non identiche per tutti i telefoni. Sicuramente troverete il mitico Aranzulla, che mi teme moltissimo da quando gli sto rubando la scena come numero uno dei tutorial. Che sicuramente troverete il grande Aranzulla che vi spiega come fare ad attivare questa cosa. Il concetto di base è il seguente, ve lo mostro con questa nuova inquadratura, vediamo se funziona. Ok, sembrerebbe di sì. Voi andate nelle impostazioni del vostro telefono, ecco qua, e cercate da qualche parte le informazioni di sistema. Nelle informazioni di sistema dovreste avere una voce che si chiama numero di build, o nel mio caso, avendo io un telefono Xiaomi, versione MIUI. Tutto quello che dovete fare è cliccare molte volte, 7 se non ricordo male, su quella voce. Non succederà nulla le prime volte, ma dopo averci cliccato 7 volte di fila riceverete un messaggio con scritto opzioni sviluppatore attivate.
Nel momento in cui le opzioni sviluppatore sono state attivate, voi nel vostro menu delle impostazioni dovreste trovare una voce che si chiama opzioni sviluppatore. Non è detto che sia qui nel menu principale, magari come nel mio caso dovrete cliccare su impostazioni aggiuntive e quindi lo troverete da qualche parte, nascosto, eccolo qui, opzioni sviluppatore. Andandoci a cliccare sopra, le dovrete abilitare, probabilmente lo saranno già di default, nel caso fatelo voi, e poi dovete andare a cercare debug USB. Dovete attivare il debug USB e in alcuni telefoni, nel caso degli Xiaomi è sicuramente così, dovrete anche attivare il debug USB impostazioni sicurezza. Nel caso specifico degli Xiaomi dovrete anche scendere fino in fondo e disattivare l'ottimizzazione MIUI, perché altrimenti Visor fa fatica a trovare il vostro telefono. Quindi una volta fatte tutte queste cose all'interno del telefono, se vi è sfuggito qualche passaggio, fermate il video, ritornate indietro e seguitelo passo passo. Una volta fatte queste cose, tutto quello che dovete fare è andare in Visor e quindi prendere il vostro bel cavetto USB del telefono e collegarlo al computer. Nel momento in cui lo collegate al computer, potrebbe chiedervi delle conferme il telefono. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, adesso mi sta chiedendo se vogliamo utilizzare la connessione USB. In questo caso non abbiamo motivo, cioè non abbiamo preferenze. Potrebbe chiedervi se volete anche utilizzare la modalità debug della connessione USB, in quel caso ricordatevi di confermarlo. Quindi nel momento in cui avete dato la conferma al telefono, troverete il telefono in questo elenco. Qui andate a cliccare su View. A questo punto potrebbe dovervi installare una cosa sul telefono, lo farà lui automaticamente, quindi voi non vi accorgerete di nulla e vedete che già sta mostrando il nostro telefono, ma vi voglio far vedere che quello che vi installerà sarà l'applicazione di Visor. Questo lo farà direttamente lui dal computer. Questa qua la trovate anche nel Play Store, volendo, eccola qua, vedete, ma l'installazione dell'applicazione comunque la effettua lui tramite collegamento USB. Questa applicazione in realtà non fa assolutamente nulla, non è che potete utilizzarla per farci qualcosa dal telefono, semplicemente vi dà le istruzioni, vedete, vi dice che cosa dovete attivare, il debug USB, nel caso di Xiaomi anche l'altro debug USB, connettetelo al computer e siete pronti aprendo Visor sul computer stesso. Quindi, una volta che avete fatto tutto sul telefono, vi ritrovate, eccolo qua, una finestra con il vostro telefono Android. Quello che fate su Android viene mostrato all'interno di questa finestra. E bene o male già ci siamo, avete già capito quello che bisogna fare a questo punto. Vi voglio soltanto far vedere due o tre cose. Andiamo a ingrandire la finestra e andiamo ad aprire le impostazioni. Queste due voci vi permettono di togliere questa barra qui sopra e questa barra qui sotto. Io di solito le tolgo in modo da avere più spazio per lo schermo e vederlo in risoluzione un pochino più alta. Ecco qua, potete selezionare a che qualità mostrare l'immagine del telefono. Io di solito metto il massimo sia in bitrate che in risoluzione. Questo farà sì che sarà leggermente in ritardo il telefono rispetto a quando lo muovete voi, ma non è niente di grave assolutamente. Le altre impostazioni per il momento non ci interessano, andiamo a salvare ed ecco qua il nostro telefono. Adesso, oh mio Dio, come faccio a uscire da questa modalità a schermo intero? Non ne ho la più pallida idea. Ecco fatto. In questa maniera. Niente, devo per forza mostrare la barra superiore in questo modo, se no, perché io di solito usando due computer la tengo a schermo intero. Allora andiamo di nuovo nelle impostazioni e andiamo a mostrare la title bar in modo che ci venga mostrato tutto bene. Perfetto, eccolo qua. A questo punto, come facciamo a mettere il telefono dentro OBS Studio? Molti di voi l'avranno già intuito. Lo faccio vedere per quelli che ancora non ci sono arrivati, magari perché sono meno esperti. Guida completa su OBS Studio nel mio canale, ma questo dovreste già saperlo. Andiamo quindi a cliccare su Aggiungi una nuova fonte e in teoria
noi ci aspetteremo di dover catturare una finestra, se conosciamo già OBS Studio, andando a prendere questa finestra. Proviamo a farlo. Cattura finestra, clicchiamo su OK. E in questo caso vedete che ha funzionato tutto per il meglio. Clicchiamo su OK ed ecco che la nostra finestra è stata catturata. Non dobbiamo fare altro che ingrandirla un pochino, in base a quelle che sono le nostre preferenze, ovviamente, tipo una roba così, e il nostro telefono è mostrato. È possibile che questa cosa qua non funzioni. Se non dovesse funzionare, andiamo a spegnerla con l'occhietto, facciamo finta che siamo in questa situazione che non ha funzionato, allora andiamo a cliccare su più e andiamo a cliccare su cattura lo schermo. Quindi se la finestra non vi viene catturata, catturate l'intero schermo. Cliccate quindi su OK. Ecco che OBS vi mostrerà tutto lo schermo, che ora vi dovete andare a ritagliare per tirare fuori soltanto la schermata del vostro telefono. Andando a premere il tasto Alt e muovendo la vostra fonte, andate a ritagliarla. Adesso sarò un pochino poco preciso per motivi di velocità, ovviamente voi ingranditevi bene lo schermo e ritagliatevela meglio di come sto facendo io. In questa maniera voi vi andate a ritagliare soltanto il telefono. Ed ecco qua che ancora una volta ci siamo riusciti. Andiamo adesso a visualizzare entrambe le fonti. Anche in questo caso possiamo ritagliarci questa schermata superiore, questa barra superiore. Ecco qua. Ed ecco qua che stiamo vedendo il telefono all'interno del nostro OBS. Se vogliamo fare come fa il sottoscritto e mettere anche il faccione sotto al telefono, beh, è molto facile. Aggiungiamo un dispositivo di cattura video, clicchiamo su OK e andiamo a selezionare la webcam, magari quella decente se ce l'abbiamo. Ecco qua. Andiamo soltanto a modificare la risoluzione per averlo in 16 noni. Ecco qua, ora non ci interessa il dettaglio della webcam, clicchiamo su OK, andiamo a rimpicciolirla, mettiamola tutto schermo e ovviamente spostiamola di sotto. Ecco qua. Ops. Adesso abbiamo la webcam con il nostro telefono. Io posso fare quello che preferisco all'interno del telefono, vedete, posso utilizzarlo tranquillamente e far vedere tutte le cose che vedo. Non so se riuscite a vedere che avendo messo una risoluzione così alta è sempre un pelino in ritardo rispetto a quello che mostro. Se per voi è molto importante che si vedano le cose esattamente nel momento in cui le fate, senza neanche qualche millisecondo di ritardo, dovete diminuire le impostazioni. Ecco qui che adesso stiamo mostrando tutto il nostro telefono. Direi che ci siamo. Direi che non è troppo difficile se vi funziona tutto al primo colpo. Se non dovesse funzionare tutto al primo colpo, tutto quello che potete fare è ritentare o cercare su Google una soluzione per Visor o per un altro applicativo. Vi ricordo che se conoscete degli altri metodi li potete inserire nei commenti, mi farà piacere leggerli e magari scoprire altri modi che, se mi rendo conto essere più stabili, vi posso insegnare. Se non vi funziona questo metodo, mi dispiace, ma purtroppo non vi posso aiutare. Questo non è un tutorial, è semplicemente il modo che utilizzo io per fare questa cosa. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qua, vi ricordo di iscrivervi al canale con la campanella se volete seguire anche i prossimi tutorial. Sul canale Telegram Chiocciolina Ciraulo trovate altri contenuti, altre risorse e link anche alle altre cose che faccio, e se vi piace questo canale potete finanziarlo su Patreon. Un piccolo finanziamento ricorrente ogni mese di pochi dollari permettono a me di creare altri contenuti di qualità. Questo è il mio lavoro e quindi ci investo la grandissima parte del mio tempo, e con questo denaro ci pago le bollette, e permettono anche a voi di ricevere dei contenuti, delle cose che faccio riservate esclusivamente a voi, dove posso parlare in maniera un pochino più libera, un pochino più intima, con poche persone di cui mi fido. Ancora un super mega ringraziamento e ci sentiamo alla prossima.